Ci dovete fare il video, non le foto. Uomini e donne d'Italia, dell'impero e dell'Italia, ascoltate. Un'ora di decisioni solenni fatte sul cielo della nostra patria. L'ora delle decisioni irrevocabili. La dichiarazione di guerra è già stata consegnata agli ambasciatori di Gran Bretagna e di Francia. E lì il popolo. Bravo! Bravo! Alcuni lustri della nostra storia più recente si possono riassumere in queste parole. Ma firma! Frasi, promesse, minacce, ricatti e alla fine quale compimento dell'edificio? Il nobile assedio societario di 50 che cavo! La nostra coscienza è assolutamente tranquilla. Bravo! Con voi il mondo è consapevole che il popolo italiano ha fatto tutto per evitare. Ha fatto per evitare l'ignobile. Io penso una trombata. Il nobile fine che ha fatto Europa. Ha detto davvero. Bravo! Bastava i trattati e adeguarli alle mutevoli esigenze della vita delle nazioni e non considerarli intangibili per l'eternità. Bastava non intraprendere l'ascolto politico delle narrative a quale si è dimostrata inconveniente per le stesse nazioni che l'hanno accettata. Bastava non rifiutare la proposta che fece il Führer il 3 ottobre dell'anno scorso, appena intrapresa la campagna tipo di Polonia. Bravo! Ormai tutto questo appartiene al passato. Enzo, hai detto che ti vogliono nudo. Nudo, 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 che schifo, ora mi fai pensare. Enzo, basta, finisci la bellezza. Il maresciallo Badoglio telegrafa oggi 5 maggio alle ore 16 alla testa. Me l'ha detto Rito. La borsa è